8-9 maggio sono le giornate in cui commemoriamo coloro che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Chi vi parla ha trascorso i primi anni della sua vita proprio durante quella guerra e porta ancora nella sua pelle i segni indelebili degli anni, quegli anni. All'età di 11 anni, mentre camminavo su una strada di campagna, nel comune di Montalavate, pochi chilometri da Pesaro, vidi un grande grappolo d'uva in mezzo ai campi. Non immaginavo di aver messo i piedi su una mina. Ad un certo punto sentii un grande boato. Saltai in aria, mi trovai stordito, steso sul terreno con tutte e due le gambe dilaniate. Le persone che avevano sentito l'esplosione si erano avvicinate al campo, ma nessuno ebbe il coraggio di aiutarmi perché avevano paura che ci fossero altre mine. Allora mi trascinai con le braccia fino alla strada e da lì mi portarono dal medico del paese, il quale, viste le condizioni, disse ai miei genitori che non c'era niente da fare, che dovevano aspettare che morissi. Mio padre non credette alle parole del medico, prese il calesse e mi portò all'ospedale di Pesaro, mi operarono e mi amputarono tutte e due le gambe. A causa dei suoi decimi orrori, il secondo conflitto mondiale provocò una ferita indelebile nella coscienza dell'umanità, eppure dal buio di quegli anni è scaturito una spinta verso il progresso morale che ci porta oggi, a 74 anni dalla sua conclusione, a non volerne cancellare i ricordi, ma al contrario, a usare come monito per il futuro e come spinta di impegnarsi per la costruzione della pace. La sete di una giustizia reale, di amicizia, di collaborazione tra i popoli e la volontà di superare la distruzione con la riconciliazione hanno determinato la nascita delle Nazioni Unite, la diffusione dell'idea che in una risoluzione pacifica delle controversie tra gli stati solo è possibile, ma devo essere perseguita a tutti i costi, che cooperazione e democrazia rispetto ai diritti umani sono valori di quella comunità di ogni noi oggi chiamiamo internazionale, ma che in realtà è più semplice umana. Oggi, mentre la storia sembra inesorabilmente ripetersi e le popolazioni civili sono sempre più esposte alla violenza cieca dei conflitti armati, dobbiamo avere coscienza che, rispetto al passato, è proprio l'esistenza di questa comunità internazionale forgiata dal dolore, dalle sofferenze della Seconda Guerra Mondiale, incarnata nelle Nazioni Unite, a fare la differenza, ed è essa stessa dovrebbero rivolgersi con fiducia, dedicando al suo rafforzamento tutti i nostri sforzi per costruire la pace. L'Associazione Nazionale Vittime di Guerra, ormai da molti anni, pone in atto iniziative concrete ed efficaci per promuovere il rispetto dei diritti umani, del valore della pace, della riconciliazione tra le nuove generazioni, tenendo vivo il ricordo di coloro che sono morti durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso la testimonianza. E mi riferisco, ad esempio, alla decisione di digitalizzare il nostro archivio, che oltre a contenere le pratiche di pensione dei nostri soci,
raccoglie centinaia di migliaia di storie individuali, tutte diverse per entità dei danni subiti, perdite familiari o provenienze geografiche. In collaborazione con l'Università di Siena abbiamo deciso di digitizzare e classificare tutti questi documenti per far rivivere, per valorizzare la memoria dell'associazione. Non mancano poi le iniziative con le scuole, come Testimoni, che è un progetto di produzione video che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio archivio audiovisivo della memoria, filmando la testimonianza di chi è sopravvissuto alla strage e ai bombardamenti. Grazie a questi brevi video abbiamo promosso un modo di narrare il passato e i suoi orrori potenti, efficaci e diretto. Siamo orgogliosi di questo progetto e ancora di più di portarlo nelle scuole per lasciare un forte segno nella memoria di chi generazionalmente non ha conoscenza dei fatti. Colgo pertanto l'occasione di queste giornate per rivolgermi a voi tutti, in particolare ai giovani, per esortarvi a costruire il futuro vostro e quello di tutta la comunità umana, guardando al passato con un'umana partecipazione e impegnandovi nel presente per revisare i valori della riconciliazione e della cooperazione. Un saluto affettuoso a tutti presenti.